Rispetto alla condanna dell'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, credo che naturalmente noi non possiamo che limitarci a dire che rispettiamo tutte le sentenze della magistratura. Quanto al ragionamento che lei fa sulle nomine, nei prossimi giorni, indipendentemente da questa vicenda, il governo dovrà esprimere le proprie linee di indirizzo avvicinandosi la data delle assemblee non soltanto di Eni ma anche di Enel, Poste, Finmeccanica, Terna. Ho sempre detto e confermo che prima dei nomi, nomina sunt consequentia rerum, aspettiamo di conoscere la visione, o meglio di presentare, di far conoscere agli italiani la visione, l'orizzonte e anche vorrei dire i piani di sviluppo di queste aziende per decidere di conseguenza le persone che saranno chiamate a gestirle.